questo film è un film indiano che è passato al Sundance di Bob Redford, e comunque dall'India all'America all'Europa ha avuto premi, è passato anche al Festival di Rotterdam, ed è un film molto particolare. Innanzitutto è completamente al di fuori della cultura e dello stile di Bollywood. È un film on the road e noi l'abbiamo voluto sottotitolare perché il titolo, che letteralmente vuol dire dado del bugiardo, comunque fa riferimento a un gioco che è diffuso in tutto il mondo, ma in India è particolarmente praticato, diciamo così, nei bassi fondi. Noi il gioco lo vedrete complessivamente non più di 2 minuti, 2 volte verso la fase finale del film. Lo abbiamo sottotitolato I misteri della vita quotidiana dall'Himalaya a Delhi. Questo perché? Perché in realtà è un film che anche chi ama l'India e va in India periodicamente non riconoscerà l'India che vede in genere, perché è un'India assolutamente, diciamo così, centrata sul problema del lavoro, dell'immigrazione e anche dei rapporti affettivi familiari. La regista Gethu Mohandas è un'ex attrice del cinema bollywoodiano cosiddetto, del cinema popolare dell'India, che sono musical, sono film a sfondo sentimentale. Lei è uscita da questo mondo e ha voluto creare una casa di produzione propria per cominciare a fare dei film che potremmo dire sulla vera India. Il problema è che in questo film, nello sviluppo della storia, che sembra una storia normale, tradizionale e problematica, tipica di chi lavora, di chi si muove, eccetera, eccetera, però presenta continui piccoli misteri. Ogni tanto nascono dei punti interrogativi a cui il film non dà nessuna risposta. Quindi è un film che stranamente, pur essendo ultra realistico, perché non ha neanche momenti di fantasia, di dubbio o di sogno, è praticamente una cronaca diretta di un viaggio dal villaggio Chitkul, che sta a 3.400 metri di altezza sull'Himalaya, fino a Delhi. Piccoli misteri che noi possiamo, identificare e in qualche modo capire, perché somigliano molto ai piccoli misteri della vita quotidiana italiana. E nonostante che sia appunto un diario di viaggio, un'osservazione continua di questo viaggio con un distacco veramente eccezionale, nascono continui punti interrogativi che lasciano lo spettatore in uno stato di continuo e progressivo spiazzamento. Per cui il mistero particolare che è proprio della regista è come mai ha deciso di dare a questo film un titolo del genere. Credo che sia un film che può farci pensare che nasca magari una nuova Mira Nile. Devo aggiungere che comunque è un film tutto al femminile, perché la regista e sceneggiatrice è una donna, come ho detto, la protagonista assoluta è una donna, poi c'è una bambina e c'è anche una capretta. Devo dire che, avendolo visto più di una volta, mi sono accorto che in questo film ci sono anche dei tocchi hitchcockiani. Non ho altro da aggiungere, vi auguro una buona, buonissima visione.